Siamo calciatori in gamba, giochiamo a suon di samba, siamo ponzacchini veri e siamo immobilieri. Rosso blu, rosso blu, rosso blu, i colori della nostra gioventù, di buon sacco vi vogliamo presentare. Due stati d'animo completamente diversi per le due squadre. Il San Marco avanza in cerca di punti per tentare almeno di giocarsi play-out. Ha vinto una sola volta tra le mura amiche. Il Ponzacco in trasferta ha vinto ben 7 volte su 10 incontri e con la vittoria la Serie D sarebbe ancora più vicina. In casa Caralina assente Salvetti per squalifica, mister Lazzini lascia fuori inizialmente Bomba in Granito, 20 centi per lui in stagione, per far posto a Federico Balestri. Bella la prima azione del Ponzacco, tutta di prima, Pieroni in mezzo per Balestri, la sponda per Brega, il tiro però è rimpallato da Pantera, la palla finisce fuori. Il primo sussulto è rosso-blu, Balestri anticipa una bella palla ma sulla riga è bravissimo Pantera ancora a deviare in calcio d'angolo. Barzotti, calcio di punizione, battuto, respinge la difesa del San Marco Avenza ma raccoglie Cristian Brega e di sinistro batte De Vita per l'1-0 del Ponzacco. Al decimo minuto del primo tempo il Ponzacco è già in vantaggio in terra cararina. 18 centri per Cristian Brega in stagione, ha fatto meglio solo di lui il compagno di reparto Jonathan Granito. Fiale sbaglia il cambio di campo, ne approfitta Battaglia che riceve la palla e con diagonale batte Gianbruno. Proprio un minuto dopo il vantaggio del Ponzacco, pareggia subito il San Marco Avenza. Giusta l'esultanza del numero 10 Carrarino, si toglie la maglia e giustamente il signor Borriello di Alezzo lo ammonisce. Prova il forcing, il San Marco Avenza, ancora Battaglia in mezzo per dell'amico di testa anticipa Lisci, ma la palla è fuori. Calcio d'angolo, Pieroni, il cross è teso sul secondo palo dove si fa trovare solo Federico Tamberi che riporta subito in vantaggio il Ponzacco, lasciato incolpevolmente solo il numero 7 rosso-blu che di testa trafigge De Vita. Ancora Tamberi che raccoglie una palla per l'errore di Bonelli, salta un difensore e appoggia a Pieroni per i più facili dei gol. Il Ponzacco si porta sul 3-1 al 26esimo del primo tempo, partita completamente in discesa per gli uomini di mister Lazzini. Barzotti, bellissimo il cambio di campo per Tamberi che raccoglie con uno stop e fa fuori Bonelli, palla in mezzo per Brega. Il suo tiro però è al lato. Lisci recupera una bella palla, Brondi in profondità, velo di Tamberi, Brega, bellissimo l'assist per il compagno di reparto Balestri che trafigge in diagonale ancora De Vita. Ponzacco 4, San Marco Avenza 1 al 45esimo del primo tempo, partita praticamente chiusa, ma non sarà così perché nella ripresa succederà una rimonta incredibile. Esordio per Ciacci al posto di Lisci e qua il San Marco Avenza riapre la partita. È dell'amico che prende il tempo a Dinelli, Gianbruno non trattiene, ancora Battaglia, sigla il secondo gol per il San Marco Avenza. Al quarto minuto del secondo tempo San Marco Avenza 2 Ponzacco 4, esce anche Tamberi per far posto ai doveri. Mister Lazzini fa un po' di turnover in vista anche della Coppa Italia. Esce Cristian Brega, colui che ne ha segnati 18 di reti, entra Jonathan Granito che ne ha segnati 20, 38 gol in 2 in campionato. Ma è ancora Battaglia che scatta sul filo del fuorigioco, fa fuori Barzotti e di sinistro realizza il 4-3, partita praticamente riaperta. Lo stadio, il Nuova Covetta di San Marco Avenza è una bolgia a sostenere questi, i propri ragazzi, per un'impresa incredibile. È il numero 8 Magni che da calcio punizione di sinistro pareggia l'incontro. Un 4-4 che riapre totalmente la partita, tutta a festeggiare sotto i tifosi. Ci credano
i ragazzi di Mister Lavezzini ad un'impresa, quella di battere il Ponzacco ancora imbattuto dopo 80 gare consecutive. Ancora Magni, bella la sua punizione, svetta in area, battaglia, ma si fa trovare pronto Gianbruno che devia un angolo. Ponzacco completamente in bambola, ma con una bellissima azione Balestri Pieroni, quest'ultimo il pallonetto per De Vita, riporta nuovamente in vantaggio il Ponzacco. Ponzacco 5, Carrara San Marcavenza 4, partita veramente incredibile. Pieroni si toglie la maglia e va a festeggiare sotto i tifosi ponzacchini, accorsi numerosi anche quest'oggi. Bello l'assist di Balestri per Pieroni, che al volo di sinistro realizza un grande pallonetto per il 5-4. Ma non è ancora finita, fiale di testa libera dell'amico, il suo bolide questa volta si stampa sul palo. Ci avevano quasi sperato nel 5 pari. Granito, un bellissimo spunto sull'auto destro, palla in mezzo per Mattia Brondi che realizza il tennistico 6-4 al 90esimo. Pericolo scampato per i ragazzi di Mister Lazzini, che recuperano una partita di, dopo 25 minuti del secondo tempo, da disastro totale. La squadra non è entrata in campo, però come si è riaccesa ha dimostrato le caratteristiche che ci ha fatto sempre vedere fino ad oggi. Quel Granito che colpisce la traversa, finisce l'incontro a San Marcavenza Ponzacco 6, San Marcavenza 4, e ora domenica con una vittoria e la sconfitta del Pietrasanta si potrebbe già festeggiare la Serie D con 5 giornate di anticipo.